A Paola. Torno grazie. Su poeta Paola Ancioni, a onorai su poeta Eliseo Spiga. Se indipendentista Paola Ancioni, a onorai su poeta Eliseo Spiga. E adonai snora bonasa a suo sindacato CSS di OI Cumpiri, 25 anni di attivirari e non è pago. Un poeta dunque ci tece in una manifestazione come te costa. Ma chi ci pensais bene, poeta, indipendentista e sindacato, forse spanti sapro più cosa. Su poeta è voce di chi non tiene voce, è voce di chi disperato su chi non può rinchizzerriai, è voce di chi viene licenziato e non tiene traballo e non può campare sa famiglia. E il testo sindacato, chi non può sa voce di rotto e straballatori che arriscano a dire di in sa Sardegna che si sconoscendi di perdere su posto di traballo. E i testi, sindipendentismo, chi no sa volontari, di zerriai a 11 punti persone si non può di zerriai. Dunque sa indipendentista, poeta sa, e sindacato oi, mi pare che punta a festendi, sa proprio cosa. Sa volontari de guerrai, de guerraia su vostao de strapalladoris, de guerraia su vostao de suo popolo nostro, finza sa s'indipendenza. Eliseo da fatto, non so so spereoso de arribai a sadì che te usa bir realizzare. Ma ricordate amico Mario Carboni, che vari con me fa parte del suo comitato per Salim Basarda, che Eliseo è stato finza su uno dei motori principali della proposta di lei, dell'iniziativa popolare, a pensare sul bilinguismo e se questione del 1978. Conosco il suo libero spinza sposa lingua nostra, esti dunque una persona del porto umano. Ti do grazie a questo che ha fatto, e poi salassau, e salassau come termine, una bandiera a mano in smanso. Te lo sapportai con suo coraggio che ha attento esso, sicuramente lo sono pari, fin dalla sua indipendenza. Grazie, ciao. Del comitato non è una risata sardonica vista per l'Ira. Immaginate, provate a immaginare di essere sopra un bel lunare e cominciate a sentire sul viso quel bel venticello fresco e guardando per terra vedete questa erba che si muove con queste belle margherite, questi fiori che vi prendono la vista, quel bel bianco, quel bel giallo, per dei colori di Sardegna, quel profumo che c'è nell'aria. E poi magari dall'alto cominciate a guardare verso il basso, laggiù in fondo, giù nel Campidano, e cominciate a vedere degli uomini che si stanno affaccendando a fare qualcosa. Che cosa? Ma cos'è? Un nuovo nuraghe? No. Dice, quella è la tromba dove usciranno tutti quei vapori malefici di una centrale nucleare. Ebbene, Eliseo aveva parlato e si era schierato contro questo modernismo di morte che è generato dalle centrali nucleari, ed è per questo che noi qui, come Confederazione dei Sindacati Sardi, come lavoratori sardi, come popolo sardo, ci dobbiamo impegnare a dire no, no a questa imposizione di governo italiano, sì alla sovranità del nostro popolo. È ora che Palomba si impegni nel Parlamento italiano a dire che i sardi sono una nazione e che vogliamo la nostra libertà, la nostra sovranità. Questo vogliamo, perché vogliamo dire no, no, no al nucleare, sì alla libertà. Grazie. Allora, io ho moderare
prendete tutti il foglietto, è la prima volta che lo facciamo con la chitarra dei due maestri, Franco Madau e Franco Melisa della Uedas, in piedi lo cantiamo, è il nostro inno nazionale.